Siamo arrivati alla settimana del 15 ottobre, una scadenza che stiamo preparando da tempo. Le questioni sociali sono tutte sul piatto. Proprio sui giornali di oggi c'era un accenno da parte del presidente Napolitano, sempre più presente dentro la politica italiana, visto il vuoto e la delegittimazione della politica che sia dal basso che dall'alto arriva alla rappresentanza, sulla questione dei morti sul lavoro. Si continua a morire sul lavoro in Italia con una media di 3 morti al giorno. Anche l'articolo 4, quello che taglia e privatizza i servizi sociali, assistenziali locali, insieme all'articolo 8 sostanzialmente che decontrattualizza il contratto nazionale, relegandolo puramente alla contrattazione aziendale, la dice lunga su come poi i padroni che continuano a mantenere le loro organizzazioni, la Confindustria è un'organizzazione nazionale, però vogliono spezzettare il sindacato e i sindacati relegandoli alla dimensione locale. Ecco, questi grandi poteri che oggi condizionano la vita del pianeta, ma la vita anche del nostro paese, oggi stanno cercando di riorganizzarsi attorno a un asse che fa passare prepotentemente i loro interessi. La cosa che più ci spaventa è quella di una rappresentanza politica sempre più subalterna e sempre più ancora di salvataggio delle grandi organizzazioni finanziarie e industriali, delle agenzie di rating e di tutti coloro che oggi hanno prodotto e determinato questa situazione. Ecco, penso che dentro questa settimana di mobilitazione la coscienza della società civile che si auto-organizza da New York a Atene debba essere quella di individuare quali sono i responsabili, i colpevoli, i comitati d'affari che oggi ci hanno portato a questo livello. Occorre dire chiaramente che va redistribuita la ricchezza, che vanno colpiti i grandi patrimoni, che non si possono continuare ad attaccare le condizioni di vita e i diritti necessari per qualsiasi essere umano che oggi vive su questo pianeta e in questa Europa sempre più decadente. Le manifestazioni degli studenti di venerdì, ma ancora la rabbia operaia che continua a manifestarsi non solo a livello locale ma anche quella che dovrebbe essere la mobilitazione che la Fiomma ha indetto per il 21 ottobre, ci devono far pensare a come oggi ricostruire un blocco sociale che attorno a un programma minimo di autogoverno riesce a dare dei segnali forti e a fare incursione dentro una politica sempre più presa e incastrata dentro le sabbie mobili della sua disfatta. Da qui bisogna ripartire dai cantieri dell'alternativa, dai cantieri sociali che sono gli unici in grado di ricostruire un programma politico che sia il risultato concreto delle esigenze e delle rivendicazioni di milioni di persone, di milioni di uomini e di donne. Su quest'asse noi vogliamo costruire di nuovo la speranza e vorremmo trasformare in senso rivoluzionario questa società e costruire l'Europa dei diritti e delle possibilità per tutti coloro che oggi queste possibilità non hanno, visto che è un'Europa fondata sulle disuguaglianze sociali e sul potere dei pochi. Buon lavoro a tutti e a tutte.